modelli organizzativi di gestione, di che cosa si tratta? È un sistema appunto che permette di gestire la sicurezza in modo razionale e quindi ha due caratteristiche particolari rispetto ad altri sistemi di gestione simili a, per esempio a quelli della qualità. Prevede un organismo di vigilanza che può essere anche interno all'azienda stessa e un sistema di sanzioni. Quindi l'impresa stessa si dota di un sistema che gli permette di gestire in modo razionale ed efficace tutti i problemi relativi alla sicurezza. Ci rivolgiamo con questo nuovo servizio alle imprese edili, ovviamente, le imprese del nostro settore, e cercheremo di accompagnarne alcune proprio in un percorso che prevede inizialmente una fase di preparazione documentale, successivamente una formazione in aula per aiutarli ad implementare appunto un sistema di gestione della sicurezza che possa tutelarle dai reati relativi alla sicurezza appunto, e quindi con tutti i vantaggi economici anche che ne conseguono, e chiaramente con il nostro ultimo e importante obiettivo di migliorare appunto la sicurezza dei cantieri edili. È un sistema che ovviamente l'impresa può fare in modo indipendente, cioè può dotarsi di un MOG, ma è estremamente improbabile perché richiede ovviamente un approfondimento di tipo teorico e la capacità appunto di implementare un sistema che sia anche efficace. E in questo saremo aiutati appunto da D&D Consulting, che è uno studio esterno appunto che collabora con l'IPLE da molti anni, che affiancherà insieme a noi appunto le imprese in questo percorso. Se hai tra i 15 e i 18 anni e vuoi costruire il futuro con le tue mani, la qualifica professionale di operatore edile alle strutture è quello che fa per te. All'Istituto Edile di Bologna imparerai le competenze di base utili nella vita e nel lavoro. Avrai la possibilità di imparare sperimentandoti direttamente sul campo e utilizzando correttamente le principali attrezzature di cantiere. Nel nostro laboratorio e nelle aziende dove farai lo stage, acquisirai anche le competenze professionali dell'operatore edile alle strutture che ti faranno entrare nel mondo del lavoro con professionalità. Se vuoi lavorare nel mondo delle costruzioni, costruisci il tuo futuro. Diventa operatore edile alle strutture. Chiama l'Istituto Edile 051 32 76 05 o vai su www.edili.com. In particolare oggi parliamo dei modelli organizzativi di gestione orientati esclusivamente ai reati sicurezza. Che cosa significa? Significa che potrebbe essere un punto di svolta quello di poter incentivare lo sviluppo di questi modelli, che sono molto tutelativi, per le piccole e medie imprese. Ecco, di qui questa idea originale che andiamo a presentare. Che cosa ci si aspetta quindi? Ma l'auspicio è quello che questi modelli organizzativi, grazie un po' a queste metodologie di gestione che abbiamo inventato noi in AD&D, possano svilupparsi e diffondersi nelle piccole e medie imprese, dato che già lo hanno fatto nelle grandi. Qualche esempio quindi di linea guida, diciamo? Ma l'idea è quella di poter appunto riuscire a suddividere il costo di questi modelli organizzativi non facendoli singolarmente, ma studiando appunto un metodo che possa permettere di adottarli a piccoli gruppi. Questo favorisce l'adozione di un modello che normalmente costa X a una cifra molto inferiore e di conseguenza favorisce anche una diffusione dei modelli e, perché no, un senso di comunità che certamente sul territorio può essere utile. Può servire. Quindi obiettivi e finalità per riassumere? Beh, gli obiettivi sono certamente quelli di poter sviluppare un modello organizzativo, un MOG sicurezza, come ha detto lei, anche per le piccole imprese, con vantaggi per i datori di lavoro, vantaggi per i lavoratori e quindi poter incentivare una maggior sicurezza sull'intero territorio. Vantaggi e svantaggi del MOG, modelli organizzativi di gestione, per chi appunto li ha già messi in atto? Per noi sicuramente il vantaggio è stato quello di migliorare il flusso delle informazioni e conoscere le rispettive responsabilità di ogni addetto della nostra azienda. La difficoltà è stata quella di metterlo in pratica, quindi di praticamente dare ad ognuno dei nostri interlocutori dipendenti la responsabilità di quello che fa e in che modo lo fa.
Beh, sicuramente per una piccola impresa come la nostra i vantaggi, e comunque anche imprese di medie dimensioni, i vantaggi sono quelli di poter avere un monitoraggio e un presidio costante di quelli che sono i rischi dati dall'attività, nel nostro caso è quella dell'attività di installazione e manutenzione di impianti, e quindi i rischi del cantiere in particolare. E gli svantaggi, francamente di svantaggi non ne vedo particolari, perché anzi direi che questa fosse una fase pionieristica del sistema, come tutte le implementazioni delle nuove attività, però sono sicuramente da attuare e da promulgare, insomma, da promuovere. Cosa ci si aspetta da una visione, diciamo, a lungo termine, dal futuro? Ma sicuramente che il modello diventi parte integrante della propria attività quotidiana, che si sviluppi nella coscienza di evitare assolutamente alcuni atteggiamenti non proprio consoni o comunque assolutamente non compatibili con l'attività quotidiana, e che nell'evoluzione, al tempo stesso, anche l'evoluzione stessa dell'azienda lo segua. Tutte le figure coinvolte devono essere sensibilizzate e a quelli che sono tutti gli aspetti, appunto, di presidio sia dei DPI che di tutti i mezzi di protezione individuali e collettivi, e questo monitoraggio sia appunto verificato periodicamente con il supporto di un organo di vigilanza esterno. È molto importante, perché una parte terza è quella che dà la garanzia della veridicità del sistema che si è attuato e assolutamente, e poi della sua efficacia in definitiva. Dal datore di lavoro in primis, poi chiaramente dai preposti, quello che è responsabile sicurezza e prevenzione, il medico competente, tutte le figure che comunque sono coinvolte nella normale attività di un'azienda del comparto costruzioni e che vengono organizzate in modo da avere una struttura più coesa, gerarchicamente ovviamente, ma più che altro in modo che una collaborazione sia assolutamente più efficace, più quotidiana, ecco, diciamo così. Un tetto ventilato non è altro che un tetto dove viene realizzata un'intercapedine, cioè prima della pelle esterna e della copertura vera e propria, quindi fatta in tegole in genere, viene lasciato proprio un'intercapedine, un vuoto che permette la movimentazione dell'aria in modo naturale. Quest'ultima entra dal livello delle gronde e quindi, attraversando
sotto tegola praticamente, scaldandosi leggermente, innesca un movimento naturale di ventilazione uscendo nel colmo, che è particolare, viene sopraelevato e quindi permette la fuoriuscita appunto dell'aria leggermente più calda. Questa ventilazione è particolarmente apprezzata in estate perché appunto permette di raffrescare gli edifici, quindi di evitare il surriscaldamento. Ovviamente sotto c'è del termoisolante sempre e quindi in inverno invece non ci sono grossi problemi. Inail sta investendo nei modelli organizzativi sia sulla sicurezza sia tutti i modelli organizzativi sin dal 2010. I bandi ISI per la sicurezza, che hanno sempre avuto nel loro interno una grossa parte degli incentivi proprio legati a questo tipo di intervento, proprio perché si ritiene che nel corso della sicurezza nell'ambito aziendale questo tipo di modelli siano estremamente importanti ed efficaci. Anche nel bando di quest'anno ISI una grossa fetta dei contributi è destinata proprio all'istituzione di questi modelli organizzativi per la gestione della sicurezza e peraltro questo bando privilegia la dimensione aziendale, sono bandi che come taglio politico privilegiano la piccola e media impresa, tant'è vero che danno più punteggio, sono inversamente proporzionali al numero dei dipendenti, minore è l'azienda più punti ha in questo bando e la maggiore la possibilità di rientrare in questi fondi. E gli adempimenti in realtà per accedere a questi fondi non sono per niente complessi, sono molto semplici, non sono nemmeno tanto costosi per le aziende e la possibilità di finanziamento è il 65% a fondo perduto in conto capitale, che è una possibilità molto importante, fino a 130.000 euro a fondo perduto, è un importo molto importante, è difficile che un modello di gestione della sicurezza arrivi a tanto. Se le imprese sono con un numero inferiore a 50 dipendenti non hanno nemmeno un importo minimo per partecipare a questo bando, mentre se sono superiori l'importo minimo deve essere 5.000 euro. Questo per dare sempre un taglio di rilievo alle imprese più piccole che insomma questo tipo di bandi si è impegnato ad appoggiare. Nell'attività imprenditoriale ci siamo resi conto, mi sono reso conto personalmente, forse appare una banalità, però che l'imprenditore è un eroe solo sostanzialmente. Quindi quando si trova a avere sollecitazioni interne e esterne dal punto di vista normativo e tutto quello che sono le dinamiche appunto anche di mercato e di vita professionale, è opportuno che, come qualche facilitatore di impresa giustamente dice, si faccia aiutare. Pertanto, dato che sovente, a meno che per formazione personale non ci sia un bagaglio giuridico tale da poter comprendere appieno tutte le norme, è opportuno che ci sia quantomeno un supporto esterno che possa dare un sistema, un aiuto per organizzare un sistema, appunto un modello organizzativo che sia efficace e verificabile in modo puntuale e periodico. Thank you.
Le qualifiche professionali di operatore di rallestrutture sia della sede di Bologna che della sede di Forlì sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo. Oltre alla qualifica professionale gratuita, abbiamo pensato anche di offrire un servizio gratuito ai figli dei lavoratori delle casse edili di Bologna. Dal 4 marzo si avvierà presso la scuola, presso l'istituto edile, un servizio di aiuto compiti e ripetizioni in italiano e in matematica per tutti i figli delle scuole medie, dei lavoratori edili. Il martedì e il giovedì in particolare i ragazzi potranno venire qui a scuola e essere aiutati nei compiti pomeridiani da insegnanti che lavorano già nel settore della formazione professionale. Contattateci allo 051 32 7605 per avere informazioni. Vi segnaliamo i corsi in programma presso IPLE. Lunedì 13 febbraio 2017, 8 ore di aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, il nuovo codice prevenzione incendi. 8 ore di formazione per addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione. 8 ore di formazione dei preposti alla sicurezza del settore costruzioni, Ateco F. Da martedì 14 febbraio sono inoltre previste 16 ore di formazione e sicurezza lavoratori del settore costruzioni, rischio alto. Mercoledì 22 febbraio 2017 partiranno i corsi per addetto alla costruzione di gru a torre e l'aggiornamento per addetto al primo soccorso, formazione per aziende di gruppo A. Giovedì 23 febbraio si avvierà l'aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, ambiente e amianto. Per saperne di più sui corsi, su come iscriversi e per qualsiasi altra informazione si può consultare il sito dell'IPLE www.edili.com.